Sicuramente un momento di confronto importante con l'istituzione, con il vicepresidente, la presenza anche del presidente è importante e noi come cooperazione agricola della nostra regione abbiamo posto le nostre esigenze prioritarie, quella di un rifinanziamento della misura 4.2 per le cooperative che operano nel settore vitivinicolo, in particolare cerealicolo. Quindi con un intervento nella oltre che nella produzione anche nella trasformazione e poi altrettanto fondamentale riteniamo il rifinanziamento delle misure per la cooperazione forestale, la misura 8.3 e 8.5 che sono fondamentali per dare lavoro ai nostri cooperatori, ai nostri operai forestali che sono organizzati in cooperativa e che possono essere un punto di riferimento per la resilienza nel nostro territorio regionale.